down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Eccoci qui, stiamo arrivando. Apertura, buonasera a tutti. Ci riprendiamo la nostra postazione con molta calma. Buonasera a tutti. Ciao, ciao a tutti, buona serata. Il mio amico e collega Julio Araya. Piacere, un gusto salutare a tutti, buona serata, buon sabato. Insieme a Alessandro non è la prima volta, cosa che è un grande piacere insieme a lui, veramente. Allora, cari amici, mentre abbiamo sistemato la nostra postazione, vedo che Edmondo già ci saluta. Caro Edmondo, ciao Edmondo, tanti cari saluti, vediamo anche, un abbraccione. Vediamo anche gli amici di Nundebia, se in questo momento sono collegati. E ringraziamo ovviamente Giovanna Giunta per la sua disponibilità consueta e la sua sensibilità nei nostri confronti. Sì, sempre gentile, la quale saluta la Giovanna, sempre gentile, carina con noi, e la ringrazio per questa opportunità. Benissimo, allora partiamo con questa diretta. Ciao Riccardo nel frattempo. Ciao Riccardo. Partiamo con questa diretta che ha un titolo molto particolare, Ritorno. Sì, sì, ripartenza d'autore. Caro Julio, vuoi spiegare perché? Sì, purtroppo, voi sapete che io sono il presidente dell'Associazione Culturale e Storica del Ducato Abate Grasso. Questo anno, come tutti gli anni, si facevano una serie di rassegne culturali, storiche, anche d'autore. Purtroppo questo anno, questo famoso Covid, questa pandemia che è arrivato, non ha bloccato completamente. Per rispetto, affetto e essere un po' educati con i nostri concittadini che si seguono, abbiamo voluto sospendere tutti questi eventi e ovviamente questa è stata un po' la ripartenza che insieme a Alessandro abbiamo deciso di fare questo progetto pilota, se si può chiamare così, per parlare delle cose che stiamo facendo a fine questo anno, inizio del prossimo, e speriamo che possiamo raggiungere la fine dei progetti che abbiamo fatto insieme e ognuno ha fatto il suo progetto proprio. Questa sera siamo anche internazionali, sì, perché ci sono delle persone che ci stanno seguendo dalla Francia e del Cile. E dal Cile, sì. Quindi in particolare vogliamo salutare Victor Escobar che ci sta seguendo dalla Francia. Nostro Victor della Francia, che è nostro amico, grande scrittore, grande fotografo, e sempre è stato molto gentile con noi. E noi come Ducato abbiamo fatto tante cose, gli faccio un parentesi, che grazie a Victor è nato il progetto del Ducato Abate Grasso, e con lui abbiamo portato una mostra fotografica bellissima di lui con i suoi colleghi qua a Palazzo Stampa, che era Parigi de Notte, hasta un successone quella mostra fotografica, e noi dopo abbiamo portato Abate Grasso de Notte a Parigi, che noi abbiamo fatto quel progetto lì che è stato un successone in Francia e abbiamo ricevuto tanti belli commenti. La nostra città è internazionale, così hanno venuto autori di diversi paesi a trovarci, è venuto gente a conoscere la nostra città e credo che quello è una grande soddisfazione e orgoglio di dirle: io mi sento abeatense. E pertanto, come Duca Abate Grasso, sono il più contento di questo, del nostro progetto sta andando avanti. Bene. Allora, ripartenze d'autori perché, come ha detto giustamente il mio amico Julio, avevamo determinati progetti letterari e causa Covid sono saltati. Quindi si è formata questa rete con cui c'è già con Giovanna Giunta il gruppo Nundebia, che è molto attivo da un punto di vista, diciamo, dei progetti letterari, di tutto quello che è un po' l'arte territoriale, eccetera, e quindi la ringraziamo nuovamente. Non riusciamo in questo momento a vedere se siamo collegati anche con loro, ma presumo di sì, poi se qualcuno mi può redarguire su questo, perché non riesco a leggere commenti. Ad ogni modo, io ad ogni modo
mio collega, salutiamo tutti gli amici di Nondebia che ci stanno magari guardando e seguendo, e ci teniamo anche a fare sapere che questa diretta resterà nei gruppi Nondebia e La Danza dei Pensieri dell'Inchiostro, che è il gruppo dal quale stiamo trasmettendo in questo Trasmettendo. momento la diretta, ma non solo. Tutto questo verrà poi registrato nei prossimi giorni e presumibilmente, dateci circa 48 ore, resterà sui canali YouTube, il mio canale YouTube che è Alessandro De Vecchi, digitando su YouTube Alessandro De Vecchi, il mio blog che è alessandrodevecchiblogspot.com e la mia pagina Facebook che è Briciole d'autore Alessandro De Vecchi. Vedete tutto qua. Così ci segnatelo. Spero che sia a favore di telecamera. E naturalmente, per quanto riguarda il buon Ulio, anche lui ha un Sì, è il blog. blog del Duca Avete Grasso. Cliccate lì su Google Duca Avete Grasso e appare il blog. E anche lì sul canale YouTube di Alessandro, che va a rimanere lì nel tempo in internet. Poi credo che una cosa bella è questi proietti online, Sì, è un momento in cui fare no? delle Sì, purtroppo. presentazioni in presenza, tra virgolette, è molto complesso, molto difficile. E purtroppo, per quanto noi le prediligiamo, perché ti dà Sì. proprio il gusto live, un po' come il concerto, no? Abbiamo aperto con il buon Springsteen che proprio questa sera, ha lasciato il suo disco, e purtroppo anche a noi abbiamo queste emozioni come scrittori, di poter appunto vedervi, face to face, occhi negli occhi, e potervi stringere le mani. Tutto questo, quest'anno è un pallido ricordo e non vediamo l'ora di poter tornare a stringervi la mano, a parlare e colloquiare direttamente con voi piuttosto che dietro a una telecamera. Ma al momento questo è quanto la tecnologia ci mette a disposizione e quindi a cavallo dorato non si guarda in bocca. Sì, Sei d'accordo, Giulio? per fortuna c'è l'internet, c'è questa modernità di poter arrivare a tutte le parti attraverso questo schermo. Forse più freddo, però quello non vuol dire che prima o poi ci abbracciamo e ci salutiamo come Dio comanda. Bene, allora partiamo bando alle ciance. Io direi di partire un attimino con quattro chiacchiere. Noi abbiamo questa formula che è Sì, un po' il ping è il ping pong, pong di parole. che abbiamo già più volte sperimentato anche con altri nostri colleghi Sì, e amici. che è stato un grande successo, invitato due autori che grazie a Alessandro che ha inventato questa rassegna che l'ha donato gentilmente al Ducato Avete Grasso, di mettere due autori e si fanno un po' il ping pong, no? Non c'è un moderatore che dirige o fa come il padrone, sino che loro fanno questo, la pallina va di qua, va di là e si rispondono, contrarrispondono e scherzano, giocano, perché è così, la vita è così, no? Non è solo pianto, sino ridere, scherzare, fare le battutine, parlare sul serio, perché credo che quello è tutto lo che è la vita, no? Quindi, se sei d'accordo con me, una leggerezza che però non preclude una profondità. No, no, ovvio, ovvio che no. E quindi questa sera i due presentatori, in qualche maniera, siamo noi che ci Certo. rimbalziamo appunto la pallina letteraria. Letteraria. Allora, io direi di partire con quello che è un attimino un progetto che è nelle mie tasche oramai da giugno e che non ho avuto modo di poter ancora stampare in maniera e pubblicare in maniera ufficiale per una serie di ragioni. La prima è il Covid e che non mi permetteva quindi poi di poter adeguatamente promuovere il libro, e la seconda ragione è perché sono in una fase di trattativa con alcuni editori per capire se appunto affidare questo scritto ad un editore oppure autoprodurlo come i precedenti. Ad ogni modo, vi posso assicurare, chi mi segue già sa il titolo del piccolo manuale di condivisione meditativa, questo manuale è già pronto ed è già stampato come prova di stampa. L'avete visto prima, si chiama Nulla da insegnare, molto da condividere. Sottotitolo Contemplazioni di un allievo della vita. Ora, chi mi segue da un po' di tempo e non ho la pretesa che siete in tanti a farlo, ma la speranza sì, sa che la mia produzione letteraria, scusate se mi Sì, abbasso, sta cercando libri, eh? Quello lo vedo nella diretta. negli ultimi anni ha prodotto qualche cosa, Sì. partendo da libri di poesia, Fuori dallo stormo,
liberi e controcorrente come Salmoni, e poi i famosi tre romanzi, Le risposte del silenzio, Quanta felicità puoi sopportare, e L'anno scorso, A meno che non vincano tutti, che ho avuto tanto, tanto, tanto piacere di presentare in tutto il territorio abbiatense e non. Dopo questa lunga rincorsa appunto alla poetica, alla narrativa e ai romanzi, quest'anno avevo deciso appunto di mettere nero su bianco alcune considerazioni, quindi cambiare un po' genere e andare su un genere che definire saggistica forse è un po' pretenzioso. Io l'ho definita una semplice condivisione, da qui arriva il titolo. Nulla da insegnare, molto da Da condividere. condividere. Si tratta di tre brevi storielle, tre favelle, tre piccole fiabettine, che sono però intervallate da delle meditazioni e delle considerazioni meditative che io ho appreso da maestri qualificati, maestri del Buddha Dharma, quindi di una filosofia, orientale che seguo da una decina di anni. Quindi in questo libro troverete, quando verrà finalmente edito, delle meditazioni e delle contemplazioni che riguardano tre, vengono chiamati veleni mentali, o meglio, perturbazioni mentali. Le vediamo insieme? Penso che Sì. tutti quanti abbiamo tutti i giorni a che fare con queste perturbazioni. Si tratta della visione erronea o errata, quindi il credersi separati dagli altri, di avere un sé autonomo e di poter vivere in maniera totalmente autonoma senza avere a che fare con gli altri e senza dipendere dagli altri, il cosiddetto egocentrismo. Dopodiché il veleno della rabbia e il veleno dell'eccessivo attaccamento alle cose. In questo piccolo trattato ci sono considerazioni mie che derivano da quello che ho potuto apprendere da questi maestri in questi 10 anni e appunto per alleggerire tutto anche una serie di brevi racconti che vanno un po' però a sviscerare diciamo queste riflessioni, queste meditazioni che sono anche analitiche, quindi troverete proprio la posizione da assumere durante la meditazione o se la fate in maniera camminata, eccetera, eccetera. Analiticamente l'antidoto per andare a sconfiggere o quantomeno ad calmierare questi stati che sicuramente proficui non sono. La cosa che mi preme dire è che questo libro è stato commentato, letto e corretto da Lama Tsering Quanciuk, che è un lama italiano nonostante il nome. Il nome di Dharma, che è un nome tibetano, ma lui è Maurizio Pontigia ed è italiano, abita in Valtellina e ho un rapporto diretto con lui. Ha scritto una bellissima prefazione che più avanti, adesso tra qualche minuto, vi leggerò dopo aver lasciato un po' di spazio al mio collega. E quindi sono molto fiero di questo perché mi ha permesso appunto di salire qualitativamente come livello di scrittura. E quindi di consegnare, spero più presto possibile, un libro che non ha la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma che comunque è stato in qualche maniera visionato da un maestro qualificato, sì, e come dice lui stesso, quindi spingervi verso figure qualificate, incuriosirvi e spingervi verso figure qualificate. Non è stato l'unico progetto No. del 2019, scusatemi, del 2020. In lockdown, visto che il tempo c'era, il buon Ulio mi ha chiesto di raccogliere della poesia Sì. e dei racconti che io non stavo più scrivendo da molto tempo perché ero perso in altri progetti. E così è nato come lui, come editore, Shangri-La Interiore. Questo è un piccolo opuscolo del quale, appunto, è qui presente Ulio. Mi ha voluto editare, è stato proprio lui il mio editore, oltre che avermi spinto a scrivere questo libricino, che contiene alcune piccole poesie, ma anche dei racconti, delle frasi, degli aforismi. Quindi un libro piuttosto eterogeneo.
piuttosto composito. Ci teniamo a dire che tutti i proventi di questo piccolo libricino sono tutti dati in beneficenza per l'associazione adozionitibet.it. Quindi sia l'editore che Sì, l'autore si chiaro. prendono la responsabilità di mandare tutti i proventi, che speriamo Capito. siano sostanziosi, ai bambini del Tibet che, come sapete, versano in condizioni non proprio Sì. piacevoli. E qui vorrei passare la palla al mio Sì, collega e amico. no, parlare di questo opuscolo o questa. È un'antologia poetica di Alessandro che ha preso, se non mi sbaglio, poesie che sono rimaste lì nel cassetto più o meno 2008-2010 fino all'ultimo, no? Al 2020. E io ho sempre pensato che uno può scrivere romanzi, racconti, lo che lei vuole, no? Però quando uno na nasce poeta, va a morire poeta. Io comincio a rompere le scatole all'aria quando facciamo qualcosa insieme, quando facciamo, e l'ho costretto praticamente a fare questa ricerca storica, che sembra una cosa come divertente, no? Alessandro non è un saggista storico, sono io l'istorico, però lui ha fatto questa ricerca bellissima delle sue poesie che sono rimaste. E si è trovato con la novità, la simpatia di, oh, guarda. Questo quando l'ho scritto, ritornare indietro è stata una cosa bellissima. E come diceva Alessandro, questo ricavato va in beneficenza al Tibet, la quale noi sosteniamo la nazione del Tibet, perché il Tibet è una nazione, e se è una questione di storia andiamo indietro e sappiamo che è stato invaso per la Cina, per lo tanto sosteniamo la causa del Tibet, così come io sostengo molto personalmente la causa palestinese, perché credo che sono popoli che hanno diritto a essere indipendenti, anche autonomi. E questo libricino è una cosa nuova che abbiamo stampato e speriamo che voi lo prendete perché tutto lo ricavato va in questa associazione benefica del Tibet per i bambini. E sono fiero come marco editoriale di aver fatto l'editore anche con Alessandro che è socio dell'associazione SELAE, che è la Società Scrittori Latinoamericani Europei, che è diretta da Marcela Rodriguez, che è mia moglie. E sono più di 160 soci in tutto il mondo, per lo tanto tutti gli autori sono internazionali, o sea, abbiamo un sacco di cose che si fanno qua, anche stiamo lavorando un libro con Filippo Amato, no? E Víctor Escobar, che già ha uscito, che ha la data di gennaio dell'anno prossimo, e anche Víctor Escobar deve fare un progetto con Lucio Dacol, che sono libri quattro lingue, vuol dire che italiano, spagnolo, francese e dialetto abetense, e con Filippo è un libro trilingue che va in italiano, spagnolo e francese. E speriamo che Víctor possa venire qua a presentarli, a parte altri progetti che abbiamo. E siamo fieri di che nostra associazione, nostro marco editrice e anche la SELAE continuano a fare delle cose non solo per gli autori locali, sino internazionali e per la nostra città. So, io credo che Abete Grasso merita di che il nome della città andava fuori, come ho detto prima, l'ho portato a Parigi, lo quale sono molto fiero di quello. Oggi siamo in diretta con il Cile, sono anche contento che è la mia terra. E io come autore, come storico, come editore, continuo a fare dei progetti insieme a Alessandro Ivecchi e tanti autori. O sea, non è solamente Alessandro, sino che tutta questa rete di amici che ci vogliamo bene, che siamo parte degli stessi progetti. Perfetto, ci distanziamo un momento Sì. perché dicono che non siamo abbastanza distanziati, ma noi siamo in qualche maniera congiunti. Sì, esatto. Questo termine torna. No, ho visto che ci sono degli interventi da parte di Marina, che voglio salutare. Un grande bacio, Marina. Da parte di Claudio, che ci saluta e ci manda in Ah. bocca al lupo. E Victor, Sì, abbiamo Victor. salutato il lupus in fabula, eccoci. Caro Victor, sei presente. Non riusciamo a Sì. leggere piuttosto i commenti di Nundebia e ce Sì. ne dolliamo perché al momento non riesco. Ci provo. Vediamo. Ah, ecco qua, perfetto. C'è qualcosa forse anche su Nundebia. Ci ripromettiamo di leggere tutto quanto e di Rispondere. rispondervi poi privatamente perché altrimenti in diretta diventa piuttosto complesso. Allora, Julio ha ben spiegato il Sì. progetto del Ducato, di che cosa. La cosa che a me stupisce del Ducato, e lo voglio dire in maniera così anche un po' scherzosa, perché questa serata è una serata veramente improvvisata, senza troppe, diciamo, rigidità.
è che abbiamo dovuto avere nella città di Abbiategrasso, nella cittadina di Abbiategrasso, un cileno per valorizzare la storia di Abbiategrasso. Uglio, con la sua associazione, ha dato tanta, tanta importanza alla storia di Abbiategrasso. Ed è paradossale, secondo me, che doveva venire qualcuno dalla fine del mondo per poter appunto valorizzare, ma succede anche questo ed è il bello della nostra umanità. Allora, io vorrei dare ping pongare un pochettino, se sei Sì, d'accordo. perfetto. Sì. Allora, innanzitutto abbiamo parlato di Shangri-La Interiore, questo piccolo Opuscolo. opuscolo. Non la voglio fare molto lunga perché vorrei dare un po' di spazio poi al manuale che, come vi dicevo, uscirà nella fine dell'anno. Però, visto che Julio mi ha dato questo input, mi piacerebbe leggervi soltanto una brevissima poesia, poi lascio lo spazio a Julio e ritorno in seguito con il manuale. Mentre lui diceva giustamente, raccoglie degli scritti, non soltanto poetici, ma anche degli scritti, delle considerazioni, delle massime, delle frasi e dei racconti, ma c'è una poesia che non è vecchia, alcune sono del 2014, del 2010, ma c'è una poesia proprio di quest'anno che si chiama 21 marzo 2020. Ora, molti di voi, se la memoria non vi difetta, si ricorderanno che il primo giorno di primavera eravamo tutti chiusi, nelle In nostre casa. abitazioni. E fuori c'era un sole meraviglioso. Per cui io mi sono ritrovato a un certo punto a guardare fuori dalla finestra, vedendo gli animali. Ricorderete quel periodo? Gli animali erano tutti in giro, liberi, i cieli erano tersi, era una situazione in cui la natura si stava riappropriando del suo essere vivo e non inquinato. E quel giorno noi, dietro le sbarre, come prigionieri di noi stessi, mi sono sentito per la prima volta, la primavera è la mia stagione preferita, prigioniero. E per cui ho scritto questa brevissima poesia che vi leggo prima di lasciare giustamente spazio a Julio. 21 marzo 2020. Sei arrivata anche stavolta, come la studentessa più bella, alla festa di ballo che saluta l'inverno. Sei arrivata anche questa volta. E hai trovato a salutarti fiori sbocciati e una natura ignara di tutto, mentre il ballo era sospeso e la musica cessata. L'amante, segregato alla finestra, era distratto dalla paura e accecato dalla morte. Non si è accorto che tu eri primavera e sei arrivata anche stavolta. Bellissimo, bello, bello. Bene, io non mi prolungo ulteriormente, passo la palla ping pong a Julio che ci legge qualcosa riguardante il suo ultimo progetto. Prima dici di Sì, cosa si tratta. devo spiegare che anch'io quando sono stato nel lockdown stavo fermo lì senza fare niente e ho cominciato, stavo Marcella, mia moglie, la quale saluto, a recopilare o a redescoprire le poesie nuove, anche vecchie, io scrivo del 2000, del 90, no, scusate, dell'83, 1983, e lei ha preso tutte le poesie di quell'anno lì fino al 2020. E ha deciso di fare una selezione, ha trovato 88 poesie e due racconti, che sarà il prossimo progetto. Lo particolare è che non è in spagnolo questa volta, sino che è bilingue, ossia italiano-spagnolo. Così alla fine tutti hanno detto, oh, meno male, possiamo leggere qualcosa di tuo in italiano, perché Esattamente. tanta gente me lo ha chiesto e sempre dice, guarda, dobbiamo avere un po' di pazienza, un po' di pazienza. Alessandro, per fortuna, ha corretto diciamo, l'ortografia, anche un po' La la forma. forma dell'italiano, perché non è che è stato facile trovare le traduzioni più o meno fidedigne o vicine, e abbiamo fatto questo progetto. Io volevo solo leggere la prima poesia, che è molto breve. In questo periodo brutto che è stato il Covid, è E che scomparso tuttora e che continua. continua ovviamente, noi dobbiamo stare attenti, le prego a tutti, tentare di stare attenti, mettersi alle regole che sono le classiche, no? Mascherine, lavarsi le mani, distanza, eccetera. Perché io ci tengo alla mia città, ci tengo ai miei concittadini, ci tengo alla gente che vuole bene. E questo anno, a marzo, è scomparso l'autore Luis Sepúlveda.
un grande autore internazionale cileno che ha scritto un sacco di libri, e voi ricorderete il gatto che insegnò a volare al gabbiano, no? Che Assolutamente aveva sì. fatto anche un cartone animato, stava famosissimo in Italia, e lui è scomparso, era un grande amico, e è stato molto solidale con mia moglie quando era lei prigioniera in Cile, ha stato in galera, e lui è stato molto vicino a lei e sua moglie Carmen, che è una grande poetessa, e io le ho fatto un omaggio a lui. Perché un omaggio a lui? Perché lui è stato un uomo sempre molto sensibile, un grande amico, lo abbiamo visto un sacco di volte, l'ho visto in Ginevra, l'ho visto qua a Milano, lo abbiamo visto anche, se non mi sbaglio, in Spagna, lo abbiamo visto un po' di volte insieme e sempre ha avuto delle belle parole con Marcela. E questa poesia se l'ho dedicato a lui, che si chiama semplicemente Lucho, che non è Lucho in italiano, sino che è dire Luis, però noi le diciamo Lucho, che è un termine, come dire, Gianni a Giovanni, no? Lucio Aloisio Sepúlveda era un sognatore instancabile, era un scrittore prolifico, era un giramondo, era un umanista, era un combattente per la libertà, era un eroe dei diritti umani, era un feroce ambientalista, era un sostenitore dei popoli indigeni, era un grande idealista, era un uomo solidale fino all'osso, era un grande essere umano, era un grande amico e un grande collega, era semplicemente Luis Sepúlveda. Per me era il nostro Lucio. Applausi in diretta e virtuali, Sì. spero, dal resto della platea telematica. Puoi proseguire? Sì, questo, a parte l'emozione, scusate perché quando scompare non solo un grande scrittore, sono un grande essere umano, il mondo ha perso una grande persona, e quello non è che lo dico io, sino che lo ha letto, che lo ha seguito tutta la sua vita. Credo che questo progetto ci tengo molto. Io credo che questo progetto bilingue è stato una bella finestra per condividere con voi la mia poesia, condividere anche i miei pensieri. Ho scritto anche delle cose nuove, non che sono solo cose antiche, sono cose nuove. Dopo ho cominciato io con Marcela, con mia moglie, a lavorare in quattro saggi storici che sono lì nascosti, no? Che io faccio sempre la ricerca dei personaggi scomparsi e dimenticati della storia, siano cileni, siano anche del mondo. E credo che è bello redescoprire le persone, come lo abbiamo fatto con la nostra città, che è una città bella con tanti monumenti, redescoprirli credo che è una grande cosa. Así che quelli sono i progetti già quasi del 2021, se andiamo avanti verranno la luce, come questo libro che spero che a gennaio possa essere stampato. Ce E, l'auguriamo. sì, lo auguriamo tutti, lo stesso il libro di Alessandro, perché credo che aver sospeso tutti questi eventi che organizzava sempre il Ducato, è stato un colpo basso, perché sono 4-5 anni che andiamo avanti con questi Sì. progetti, e è un peccato aversi fermato, però per rispetto ai miei concittadini, alle persone che vogliamo bene, abbiamo deciso di cancellarli. Sì, speriamo quello. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa di questo progetto o di altri. Se vuoi leggere ancora qualcosa, mi piacerebbe poi leggere qualcosa del Ah, ok. manuale. C'è una poesia dentro questa antologia, se si può chiamare, che ha scelto mia moglie, c'è una poesia dedicata a lei, no? Che è il custode dei tuoi sogni. È nata una volta che Marcella dormiva placidamente, io mi sono svegliato lì tipo 2-3 del mattino, e l'ho guardata e fino ho scritto questa poesia. Il custode dei tuoi sogni. Dormi bene, amore mio, che ti proteggerò dei fantasmi, dei mostri, delle streghe e draghi che disturbano i tuoi sogni. Dormi serena, amore mio, che mi occuperò dei tuoi sogni, degli incubi del passato, l'ucciderò la mia spada, che col mio scudo ti proteggerò. Dormi bene, amore mio, che ti proteggerò del momento che sono il custode dei tuoi sogni, che veglia i tuoi giorni e le tue notti. Molto bene. Allora, colpo ping pong, Ping pong palla che Alessandro, bell'uomo, rimbalza. scusate. E mentre Julio si abbevera, io vado ancora a Scusate. salutare. Vedo che ci sono altri interventi. Grazie a Claudio, continua Ah, a cavolo. salutarci. Riccardo anche, molto toccante. Marina, Victor, Patrizia, ti saluto cara Patrizia, ti salutiamo Gianfranco, anche a te, tanti cari saluti a tutti quanti e grazie di seguirci.
Bene, allora io vorrei e ci terrei tantissimo a leggervi questa breve prefazione che Lama Tsering Maurizio Pontigia mi ha scritto. E dopodiché leggerei un breve raccontino. Non vado nelle meditazioni perché non è la serata di metterci a fare una meditazione, ma mi piacerebbe leggere il raccontino che si lega alla meditazione della bramosia. Quindi questo sentimento di desiderare sempre di più e non averne mai abbastanza. Partiamo dalla prefazione che questo amico e lama ha voluto dedicare a questo libro e di cui sono molto fiero. Il mio amico Alessandro De Vecchi mi ha chiesto di scrivere due parole di introduzione o di commento al suo libro Nulla da insegnare, molto da condividere. Anzitutto vorrei ringraziarlo per la stima che da sempre mi dimostra. Alessandro è una persona che affronta ogni cosa in cui crede con molta passione e molto entusiasmo, cosa che a volte può renderlo vulnerabile a certe critiche, giuste o sbagliate che siano, rivolte da persone che magari non capiscono o non condividono appieno questo suo modo di partecipare alle cose e ci ha preso in pieno. Ma chi di noi, nonostante tutte le belle teorie che professiamo, può dirsi saggiamente al di sopra e non influenzabile da critiche o lusinghe? Alessandro ha certamente molto da condividere e in questo libro ha voluto introdurci ad uno degli aspetti più importanti e sentiti della sua filosofia di vita e di ricerca, condividendo con noi la sua esperienza e comprensione degli insegnamenti che ne stanno alla base. Una volta uno dei lama tibetani citati in questo testo mi disse: è molto bene parlare degli insegnamenti del Buddha, anche se questo dovesse aiutare una sola persona, ne varrebbe comunque la pena. Per cui non posso che rallegrarmi della decisione di Alessandro di comporre questo libro. Se esso ispirasse qualcuno a cercare un modo di vivere più pieno, più armonico, più soddisfacente, sia per sé che per gli altri, magari entrando in contatto con uno degli autentici maestri spirituali, laici o religiosi, buddisti o non buddisti che siano, purché amichevoli e tolleranti dei punti di vista e delle libertà altrui, allora penso che il suo scopo sarà stato pienamente realizzato. Un abbraccio, Lama Tsering. Sono Bellissimo, bravo, veramente, bravo. veramente onorato di questo commento e vorrei leggervi un breve estratto dal capitolo 7, racconto, riflessioni e antidoti alla bramosia. Eccoci alla seconda afflizione mentale, la bramosia. Attaccamento riconducibile a un desiderio spinto all'esasperazione, all'incapacità di contenerlo, nel suo declinarsi come aspettative esponenziali. Vedremo nello specifico di cosa si tratta. Prima con un breve racconto intitolato Il pescatore di domande, dedicato a questo velo dell'inconsapevolezza, successivamente con alcune contemplazioni meditative e una proposta di metodi opponenti. Non vi leggerò la meditazione perché sarà sede futura nelle presentazioni, ma vi rileggerò questo breve raccontino. Il pescatore di domande. Un giovane ben vestito e dall'aspetto curato si avvicinò ad un anziano pescatore che quotidianamente stazionava sulla panchina del porto. Il giovane era benestante, rivestiva ruoli di potere nella società, mentre il pescatore era un instancabile lavoratore dall'indole umile e saggia. Ogni giorno, passando per il porto, il ragazzo scrutava l'anziano seduto sulla panchina, lo ammirava nel suo essere attorniato da bambini, da animali, in radiosa contemplazione del mare. Di tanto in tanto confrontava il suo volto pacifico e sereno con l'uomo di co con quello di quell'uomo. Si guardava nello specchio retrovisore e scopriva di essere costantemente ansioso, infelice, adombrato, nonostante fosse circondato da ogni ricchezza materiale. Così, un venerdì apparentemente ordinario, decise di scendere dalla sua fiammante autosportiva e di sedersi accanto al pescatore per osservare il mare e accarezzare i numerosissimi cani e gatti che girovagavano attorno a quella panchina, sembrandone quasi magneticamente attratti. Voglio quello che hai tu, disse il giovane. Il vecchio alzò il capo
Misi una mano sulla spalla del ragazzo, restando in silenzio, mentre quest'ultimo continuava. Ho comperato una casa nuova, ho cambiato un'auto, ho denaro, donne, successo. Eppure sono perennemente insoddisfatto. Tu hai solo le veste che ti vedo addosso ogni giorno, quel cappello bucato. Eppure sei in pace. Vorrei anch'io quello che hai tu. Donami il tuo segreto, ti scongiuro. L'anziano si tolse il cappello, scucito e sgualcito. Lo pose sul capo del ragazzo e gli disse: Tienilo, ora è tuo, te lo regalo. Il giovane rimase basito, non capiva cosa stesse cercando di comunicargli il pescatore, ma accettò l'omaggio e aggiunse: Ma così ora tu sei più povero. Come farai a riparare la tua fronte dal sole cocente? Il pescatore risistemò il berretto sulla testa del ragazzo e disse con voce compassionevole: Tu volevi ciò che volevo, che posseggo io. E io te l'ho donato. Vuoi sapere come faccio ad essere felice? La verità è che mi occupo solo di ogni istante presente. Se agli occhi delle persone o di questi animali appaio lieto, probabilmente è perché non sono attaccato a nulla. L'attaccamento e la bramosia sono fonte di dolore, perché nulla è eterno. Tutto si evolve e tutto è destinato a cessare. Ogni aspetto della vita è impermanente e quindi transitorio. Un giorno quel cappello si sfilaccerà e non sarai più in grado di svolgere il suo compito. Perciò è inutile trattenerlo con avidità. Così come è fonte di sofferenza fissarsi sulle cose della vita pretendendo arrogantemente che vadano in un certo modo. Quando le situazioni andranno nella maniera che desideri, sarai euforico. Ma quando muteranno ne soffrirai perché non vivrai più la condizione di prima. Devi imparare a lasciare andare. Lasciare andare non significa disinteressarsi. Al contrario, è il sentiero che conduce all'amore più puro e incontaminato per la vita, dato che la natura stessa è mutevole e cangiante. Vuoi essere sereno, vero? Ama te stesso e accetta gli altri così come sono, con le tue e le loro imperfezioni. Non fuggire dal dolore, riconoscilo, accoglilo, prenditene cura come una madre farebbe col suo figliolo malato. Solo così puoi superarlo e trasformarlo in gioia veritiera, in consapevolezza. Il ragazzo si alzò dalla panchina, accese il motore della sua auto e guidò verso casa, con il cappello sdrucito addosso. La mattina seguente si svegliò, si accorse di aver scordato di legare al muretto la sua collezione di aquiloni pregiati. Ben tre di questi erano volati via, spinto dal vento forte, ed ora giacevano tra le mani di tre bimbi al porto. Il giovane guardò i bambini correre, inciampare tra le corde d'oro dei costosissimi aquiloni, ma non sentì il bisogno di trattenerli. Accettò di vederne le tele sporcarsi di terra e di acqua. Accettò il primo capello grigio sulla sua tempia sinistra, che quella mattina scovò riflesso allo specchio, e sorrise come mai aveva fatto in 30 anni. Quel giorno non accese il motore, ma trovò acceso se stesso e si recò nuovamente al porto, con occhi illuminati quanto il faro che rammenda la retta via ai marinai. Bello, 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 bravo. Grazie. Bellissimo. Ci tenevo particolarmente a leggere almeno un breve racconto, più che le meditazioni che sono analitiche, quindi vanno proprio a spiegare come respirare, quale pensiero fare come antidoto ad una situazione di ansia che tutti quanti viviamo. Questo lo sottolineo, non è un libro religioso, non è un libro buddista, non è un libro cristiano, è un libro che ha a che fare con la natura della mente. E tutti abbiamo a che fare con la felicità e l'infelicità. Quindi è un libro che tutti quanti possono leggere. Perfetto, bellissimo.
No, veramente, io sì, devo dire una cosa, sono più che onorato, orgoglioso e fiero di Alessandro perché non è la prima volta che condividiamo spazi. Io credo che sempre Concordo. abbiamo avuto, non dico successo per arroganza o prepotenza, però abbiamo fatto un successo nel Castello, lo abbiamo fatto nel primo letterario del 2017, se non mi sbaglio. 2017, sì. E dopo l'abbiamo fatto nel profilo d'autori, che eravamo cinque autori con invitato speciale Vittor della Francia. L'abbiamo fatto nel ping pong di parole, lo abbiamo fatto in tante cose. Io oggi in ripartenza autori sono molto fiero di lui. Anche abbiamo tanti, siamo anche insieme in un progetto grazie al nostro grande amico e cantautore abetense, che approfitto a salutare, Enrico. Enrico De Paoli, nostro boss, nostro vasco abetense, che lui ha fatto un CD a fine dell'anno scorso, molto recente, dove ha musicalizzato due poesie, una di Alessandro e l'altra mia con mia moglie, con Marcella, e sono felicissimo e molto fiero di stare insieme ancora Alessandro in questo progetto. E abbiamo fatto tanti progetti, anche questo opuscolo del Shangri-La, che è una cosa bellissima, che ho l'onore di aver fatto il prologo e L'onore è tutto la mio. prefazione con Marcella, e lì abbiamo inserito un piccolo pensiero. Io sempre ho pensato che Alessandro è una mosca bianca in questo mondo, è una persona diversa, non perché è il mio amico, no, no, questo, un lecapiedi qua, no, 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 lo dico sinceramente, è una brava persona, e trovare brave persone in questo mondo è poco, è strano forse, o forse ci sono, però non si fanno vedere. A parte ringraziarlo, è una piccola poesia che abbiamo scritto con Marcella, come vediamo noi Alessandro, no? Si chiama Alessandro e le stelle, è un bambino che guarda le stelle. È un ragazzo che abbraccia le stelle, è un uomo che sogna sulle stelle. Alessandro è una stella. Questo inserito in questo libro bilingue che apparirà l'anno prossimo. Devo ringraziare a Danilo Radici, che è un grande pittore, anche insegnatore abetense, che lui deve finire di fare la copertina, anche il retrocopertina, che sempre è stato con noi nel profilo d'autore. Abbiamo Sì. condiviso tante cose con Danilo. Devo ringraziare anche i giornali che questa settimana hanno diffuso la notizia che noi eravamo qua per stare anche 40 minuti insieme a voi. Abbiate Sì, web, l'abbiate Eco voi. della città e Sì, sette i 7 giorni. giorni. Grazie E davvero. devo ringraziare, sì, tutti diranno di parte, però no, a parte di Mario Scotti, che è il mio capo, perché io collaboro per il giornale Abbiate Web Online, che è sempre gentile, mi ha dato sempre lo spazio e l'opportunità di mostrare i nostri eventi, le nostre cose, e lo saluto anche lui se ci segue. Ci sto seguendo. Sì, oh. Capo, un abbraccione grande, grazie per lo spazio, per la fedeltà con noi, anche lì con la città, il 7 giorni. Ringrazio anche a tutti voi, se non fosse per voi non saremmo qua. E nel ringraziarti per questo bellissimo pensiero che mi hai scritto, ci tengo a dire che nel suo libro che verrà pubblicato finalmente in lingua italiana, e questa è una bella cosa, c'è uno scritto che io invece a mia volta ho scritto per lui, come vedo io Ulio e come vedo Marcella. Quindi ci siamo scambiati reciprocamente questo favore, mi fa tanto piacere perché oltre che a svolgere qualche cosa di simile, seppure con uno con le proprie peculiarità, c'è anche una forte amicizia di quello, e di questo sono molto felice. Allora io guarderei in chiusura per non dilungarci troppo, non tediarvi in maniera eccessiva, perché immagino che abbiate anche altro da fare. Vedo se qualcun altro ha scritto qualche domanda o qualche cosa di questo tipo, altrimenti, se vogliamo, Alessandro Chapeau, grazie Victor, Veramente. addirittura in francese, Chapeau, meraviglioso, siamo internazionali questa Sì. sera. Allora io direi, caro Julio, che cosa possiamo dire per il futuro? Il futuro noi l'abbiamo chiamato questa serata ripartenze, però parlare di ripartenze in questo momento non è facile. Siamo qua davanti a una webcam, vi abbiamo dato e ve li ripetiamo un pochettino i nostri recapiti, nel senso c'è Ducato di Abete Grasso Sì. blogspot.com, la pagina Facebook Briciole d'autore Alessandro De Vecchi e il canale YouTube Alessandro De Vecchi. Seguiteli, mi raccomando, perché seguiranno altre iniziative. Ripartire in questa maniera ha un suono di dolce amaro.
così, ci piacerebbe ripartire, ma promettiamo che quando tutto questo sarà alle spalle, faremo una grande festa Grande festa. e sarà tutto, e tutto, e anche le cose, diciamo, più che davamo per scontato prima di questo 2020, torneranno, secondo me, ad avere, sei d'accordo con me, Sì, eh? Ad avere un gusto diverso. Forse prima le davamo più per scontate. io credo che questo Covid, anche se non è brutto, abbiamo imparato un po' ad apprezzare le cose più semplici: salutare gli amici, abbracciarli, i parenti, visitare i nostri parenti e preoccuparsi un po' dell'altro. Credo che è l'unica cosa buona che posso dire del Covid, perché il resto, anche sappiamo un po' i contagi in nostra città, è vero che noi siamo vicini, però ci sentiamo, e l'Ale sempre ha fatto anche il tampone, sa, Tampone. anche io sono stato seguito, non è che siamo vicini perché a parte ci vogliamo Abbiamo un bene, metro di distanza. sì, però dobbiamo dire che noi siamo molto responsabili. Sa, questa diretta noi l'abbiamo fatto solo insieme perché dobbiamo farla, sino perché abbiamo rispetto uno dell'altro, anche i nostri parenti, la gente c'è dietro di noi. Sì, che non è che anche se siamo vicini, dobbiamo dire che siamo sempre guardati, sicuri di noi due, anche delle nostre famiglie. Sì, Allora, che a tal proposito, in chiusura, mi sì, piacerebbe devo dire fare una cosa qualcosa. Vabbè, delle novità. noi non siamo dei, per fortuna, non siamo, come si chiamano adesso, come li chiamano? Non siamo Influencer, degli gli influencer rockstar. e ce ne guardiamo bene nei fare gli influencer, perché recentemente c'è stato, lo sapete tutti, gli influencer che... Però noi abbiamo pensato di, anche noi, nel nostro piccolo, mandare un piccolo messaggio. E abbiamo le nostre mascherine Personalizzate, personalizzate. dei Oh, che modelli meraviglia! Ducato e Marchesato Questo insieme. non si vede molto Si vedono? bene. Qui c'è il nome del blog con i miei libri e il suo Sì. marchio. Due marchi. E non facciamo politica, non ci No, piace fare politica, non ci interessa. Non facciamo gli influencer, però vogliamo semplicemente dire a tutti i nostri concittadini, mi raccomando, specialmente quando frequentate gli ambienti chiusi, entrate nei negozi, nessun allarmismo, nessuna ansia, nessun patema, però un gesto d'amore per voi stessi e per le persone che ci sì. circondano. Usate le mascherine, lavate le Mascherina, mani, guardate le lavate le distanze e mani, volete bene alle persone che volete. tutto qua. Siamo qua. Grazie a tutti. Mille E con questo non bene. andiamo a fare rapine. Rapiniamo una banca domani. Bene, No, noi vi scherzo. ringraziamo per la diretta, per averci Sì. seguito, che è stata anche una diretta leggera, Sì. simpatica. E questo è una prima, Sì, un tentativo, tentativo. un po' un numero zero, uno spin-off. E quindi ci terrei a dire che probabilmente verrà replicato, probabilmente con un'altra formula, tramite Zoom, che è una piattaforma che permette a più persone di collegarsi anche a distanza, quindi forse quella sera saremo internazionali, collegati con la Sì, giocherò Francia. sì con la Francia, vediamo che sia Ok. così. Oh, un ultimo saluto, scusate se no, devo ringraziare a Ernesto Achilli, un grande pittore aviatense, che nos ha dato un vino, un moscato benissimo per festeggiare questa sera questo evento, lo quale lo ringrazio, che lui è il proprietario insieme al suo fratello dell'azienda agricola Manuelina, qua in via Curione a Vietegrasso, faccio la pubblicità, che vendono vini buonissimi, se venite a provarli, nos ha dato una bottiglia di vino, lo quale ringrazio pubblicamente Ernesto. Le sue gentilezze. A tutti che non seguono, e se io dimentico un saluto, chiedo scusa. Bene, e allora nel salutarvi tutti, vedo che piovono i saluti e io sono Sì, veramente, noi siamo veramente onorati di tutti i saluti e di tutto quello che ci avete regalato. Vi ringraziamo ancora, ci vedrete sui nostri canali che vi invito ancora una volta a seguire e questa è soltanto la prima puntata perché l'inverno si prospetta a lungo e utilizzeremo questi mezzi per tenerci in contatto. Io vi abbraccio tutti, il grazie, mio un collega bacione anche. a tutti, grazie, buona Grazie serata. di averci seguito, grazie anche a Nundebia, grazie a mia Sì. sorella che finalmente vedo, mi si è salutata, Ciao si è Sorella. affacciata. E grazie Giovanna, grazie a Sì, grazie, Nundebia, la grazie Giovanni. collaborazione con te è sempre meravigliosa. Sì, no, grazie, grazie a tutti. Un abbraccio a tutti Buona quanti. serata, grazie.
Il boss non lo mandiamo ancora in rotazione. La musica ce la suoniamo e ce la cantiamo adesso. Buonanotte a Ciao, tutti, grazie. grazie. Per me andava bene.